Mi hanno battezzato Camillo e sono un elefante africano. Là mi chiamavano Nzau. Volete sapere come mai sono finito in gabbia? Ve lo racconterò volentieri. Mi aiuterà a passare il tempo. Tutto è talmente noioso qui. Ma prima scusatemi, devo andare ad esibirmi davanti al mio amato pubblico. C'è gente che già da mezz'ora mi aspetta per farmi una fotografia e vedermi da vicino. Fra due minuti sarò da voi. Dunque, qualche anno fa io vivevo in Africa. Sapete, noi elefanti abbiamo l'abitudine di vivere in branco. Quello di cui io facevo parte viveva presso uno dei corsi d'acqua che sono nello sconfinato paese del Congo, il padre di tutti i fiumi. A quell'epoca ero veramente felice. La forza del branco che sentivo attorno a me mi dava una completa fiducia. E passavo le mie giornate giocando spensieratamente nell'acqua. Un giorno, come tutti gli altri, noi si era al bagno tranquilli. Ignoravamo che un branco di altri animali, che seppi poi che si chiamavano uomini, marciava nella savana per cercare di avvicinarci. Era un pomeriggio della stagione secca. Lo ricordo come fosse adesso. Ore durante le quali di solito noi tutti stavamo immobili sotto il sole, silenziosi e tranquilli, occupati solo a difenderci dalle mosche. Capii che qualche pericolo ci minacciava quando vidi gli anziani interrompere la siesta e le madri cercare di proteggerci. Una ventata di paura, insomma, percorse tutto il branco. Il pericolo era sempre più vicino. Ci separammo. Mi misi a correre dietro mamma elefantessa verso la savana. Ed ecco che gli uomini ci assalirono con le loro grida terribili. Eravamo circondati. Scappavo nelle erbe terrorizzato. Quando intesi il barrito di mia madre, tirai un sospiro di sollievo. Era talmente forte lei che... Ma no, gli uomini erano più forti. La respingevano con un tuono terribile. Non poteva venirmi a salvare. Ero proprio solo, senza speranza. Sentii gli uomini alle spalle con un brivido. La mia vita felice di animale in libertà era finita. Mi portarono al loro campo. Ero furioso. Non potevo sentirmi legato. Una cosa poi mi rendeva ancora più furioso. Il vedere l'elefante che aveva aiutato gli uomini a catturarmi legarsi da solo, con gioia. Non mi sembrava possibile vedere uno dei nostri ridotto così schiavo, servizievole.
decisi lo sciopero della fame. Gli uomini allora mi obbligarono a mangiare. Poi mi spinsero in un recinto. Attirati dalle mie grida, gli altri animali del recinto vennero ad osservarmi da vicino. Tutti capivano le mie grida di dolore. Solo i bufali, si sa, sono gli animali più brontoloni e antipatici dell'Africa, se ne ritornarono, sdegnati per il chiasso che facevo, nel loro angolo tranquillo. Più comprensiva di tutti fu la giraffa, che durante le lunghe settimane che passai con lei mi convinse che non avevo nulla da temere dagli uomini. Bastava saperci fare con loro, mi diceva, e si può diventare amici. Così, più tranquillo, mi adattai alla mia nuova situazione. Capii che eravamo ospiti di un centro militare del Congo belga, l'unico dove gli animali africani possono venire addomesticati, abituati a lavorare per gli uomini. Quando essi decisero che ormai potevo essere mescolato ai miei simili già domestici, finalmente potei tornare al bagno. Ero felice, ma allo stesso tempo mi si stringeva il cuore. Che differenza fra quel bagno e quello spensierato, allegro, eccitato del mio branco in libertà. Qui ci bagnavamo e ci rinfrescavamo, ma gli uomini erano sempre pronti a mantenere l'ordine, sicché di allegria non è che ce ne fosse molta. Anche il gioco di gettarci la sabbia addosso per asciugarci mi sembrava divenuto sciocco ed inutile. È che in cattività si cambia di carattere. Avvennero due fatti poi. Per prima cosa mi diedero il nome di Camillo. E ciò non mi dispiacque molto. Ma subito dopo fui messo a lavorare. Cosa questa che invece mi dispiacque, perché noi elefanti in genere siamo piuttosto pigri, come tutte le persone grasse. Bisogna dire che non era un lavoro duro e se poi qualcuno si faceva del male, il pronto soccorso per elefanti correva subito ai ripari. Alla sera, sia per gli uomini che per gli elefanti, c'era la cerimonia della cena. Tra parentesi, voi uomini siete proprio buffi. Sembrava che i vostri amici di laggiù non potessero mettersi qualcosa nello stomaco se prima non avveniva tutta una curiosa cerimonia, dove loro si muovevano in modo estremamente buffo, accompagnati da certi sgradevoli suoni prodotti da delle cose lucenti. Ormai sono anni che vivo in mezzo a voi, ma moltissime cose che voi fate ancora non riesco a capirle.
Per esempio? Beh, no, di questo parleremo un'altra volta. Torniamo al racconto che vi stavo facendo, devo dirvene la conclusione. Un giorno fummo messi tutti in fila e lasciammo l'Africa. Eravamo silenziosi e tristi sotto un cielo grigio. Ci scambiammo qualche saluto, poi... Eccomi qui. Come? Mi chiedete se sono contento di essere chiuso nel recinto? No, in verità no. Mi annoio moltissimo. Solo alla sera mi diverto un po', quando mi ricordo di quelli che mi sono passati davanti al di là del recinto durante la giornata. Vi assicuro che, a questo proposito, ne avrei delle belle da raccontarvi.